A Fragagnano, nel Tarantino, si è tenuto un convegno sulla disabilità e l'importanza dell'inclusione nella società, promossa dall'Associazione Sogni Appesi, con la partecipazione di illustri relatori. Nata da circa un anno, l'Associazione Sogni Appesi ha presentato ufficialmente la sua missione e le attività che svolge, con l'intento di sensibilizzare, approfondire, divulgare e proporre soluzioni al tema della disabilità, in linea con i principi della Convenzione ONU, affinché una sempre più larga platea di persone conosca quali sono i reali diritti e le opportunità che i disabili devono ogni giorno strappare alla società per sperare di vivere dignitosamente. Nasce oggi quindi ufficialmente questa nuova associazione Sogni Appesi. Quali sono i vostri sogni? Penso che come i sogni di qualsiasi genitore, io sono mamma e il nostro sogno è di essere inclusi e non esclusi, perché nel mondo difficilmente si è inclusi. Al giorno d'oggi il problema è l'inclusione, perché per tutti i bambini, al di là delle difficoltà che hanno, ce la mettono tutta affinché non siano esclusi. Ecco, ancora oggi accade che si è esclusi anziché che inclusi. Ma crediamo che il modello di vita corretto non esista. Ognuno piace ed deve essere amato per com'è. Quali sono le vostre esigenze immediate, oltre naturalmente a quello che già ci ha detto? Ma la prima cosa che al momento ci serve è una sede, perché ancora siamo un po' vaganti e quindi quello che ci manca è la sede e un giorno, quando avremo la sede, di poter inserire anche delle attività, portare degli strumenti per cui lavorare, fare anche delle attività per i bambini psicomotorie. Ecco, visto che lo sport comunque unisce tutti e che include tutti. È stata l'occasione per incontrare le istituzioni e le associazioni locali, nonché gli esperti in materia di disabilità e autismo, opportunità unica per condividere idee ed esperienze, creare nuove sinergie e promuovere la cultura dell'inclusione. In realtà nasce già un anno fa questa associazione, oggi viene formalizzata con la presenza anche di importanti relatori, psicologi, tecnici di questo settore così complicato. Si parla di disabilità, appunto, di varie forme di disabilità. Noi come amministrazione comunale ovviamente siamo presenti e siamo al fianco di queste e di tutte le associazioni che vogliono comunque introdurre un contributo nel sociale. Siamo sempre contenti quando ci sono questo tipo di interventi e ripeto, siamo al loro fianco. È una tematica molto delicata perché, come dicevo, il ventaglio purtroppo è molto ampio. In Italia, se non ricordo male, circa il 5% della popolazione soffre di disabilità, quindi parliamo di oltre 3 milioni di persone, è un numero importante, un numero che richiede degli interventi importanti. Oggi a Fragagnano si pone una pietra, un piccolo passo, si inizia un piccolo passo per un percorso che spero possa portare a un miglioramento nella vita di questi ragazzi, ma anche persone un po' più adulte, perché non dimentichiamo che poi la disabilità oggi, visto l'aumento dell'età anagrafica, l'incremento dell'età anagrafica, colpisce anche molto gli anziani, quindi tematiche da affrontare congiuntamente. Noi già da 7 anni, insomma, da quando amministriamo questo paese, ci siamo interessati di eliminazione delle barriere architettoniche con l'approvazione del PEPA, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Non so quanti comuni l'abbiano fatto, abbiamo avuto anche un contributo regionale, ci siamo aggiudicati un bando regionale, quindi abbiamo pianificato questo importante intervento. Abbiamo realizzato un campo di busking, quindi un campo inclusivo, dove anche coloro che non sono normodotati possono giocare insieme ai cosiddetti normodotati. Cerchiamo sempre di essere, insomma, presenti sul pezzo, come si suol dire. Nelle parole del presidente dell'associazione, la chiave di volta della disabilità. Crediamo che oggi un bambino o adulto in difficoltà sappia donare la propria luce negli occhi, che è l'amore. E per questo l'amore spezza le catene della sofferenza, perché senza l'amore non si può andare da nessuna parte.